Il Madagascar è ancora sotto shock dopo la terribile escalation di violenza che 4 giorni fa nella capitale Antananarivo ha causato più di 40 morti e 350 feriti, secondo fonti locali sanitarie citate dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. Un bagno di sangue come se ne sono visti raramente nel nostro paese, era possibile leggere sulla stampa malagascia il giorno dopo che la Guardia Presidenziale ha aperto il fuoco sul corteo di manifestanti, scesi in piazza per iniziativa dell'ex sindaco della città, Andry Rajoelina, per protestare contro il presidente Marc Ravalomanana. A 24 ore dai fatti nella capitale è tornata una calma relativa. Gli abitanti di Tananarive, ancora sconvolti, si sono recati numerosi alla messa, mentre circa 5.000 persone hanno preso parte domenica pomeriggio a una celebrazione ecumenica in un liceo, dove sono stati esposti i feretri. A Roma, Benedetto XVI si è detto vivamente preoccupato per il periodo particolarmente critico che il paese sta attraversando ed ha invitato a pregare per il ritorno alla concordia degli animi, alla tranquillità sociale e alla convivenza civile. Dal canto loro, i vescovi del Madagascar stanno lavorando per cercare di negoziare l'uscita dalla crisi. I preesuli si sono infatti impegnati, insieme alla comunità internazionale, a far incontrare i due leader antagonisti, i cui scontri hanno già portato alla morte di un centinaio di persone dal mese di dicembre scorso.